I percorsi semplici. Navigando senza ausilio di strumenti conviene sicuramente effettuare percorsi lineari semplici con la tratta di andata e quella di ritorno sullo stesso percorso. In caso di buona visibilità si possono seguire anche percorsi rettangolari con la tratta di ritorno parallela a quella di andata. Per effettuare un percorso rettangolare in senso orario, dovrete nuotare in una direzione guardando bene non solo i punti cospicui verso cui si avanza, ma anche tutto quello che c'è alla vostra destra. Il braccio destro esteso vi permette di valutare con buona approssimazione un cambiamento di direzione di 90 gradi. Conclusa la prima tratta, aprite a 90 gradi il braccio destro e individuate, se possibile, un punto cospicuo in quella direzione. Ruotate in senso orario di 90 gradi e raggiungetelo. Girate nuovamente di 90 gradi in senso orario, tornerete così sulla direzione opposta a quella dell'andata, ma ad una certa distanza dal percorso già fatto, potendo esplorare nuove aree. Quando girate a destra percorrete solo una tratta che vi mantenga comunque in contatto visivo con i punti cospicui dell'andata.